No, ragazzi, no. Secondo me non vedremo mai il Game Pass su PS5 e vi spiego perché. Caraibi, gente, bentornate e bentornati sul mio canale. Io sono Gianluca Loggia, meglio conosciuto come Walone. Chiacchiero, scrivo, chiacchiero, parlo di videogiochi dalla fine degli anni 90 e oggi voglio parlarvi di un argomento su cui ho notato che ci sono in giro ogni tanto idee anche un po' strampalate. La possibilità di vedere il Game Pass su PlayStation 5, possibilità che io vedo neanche remota, ma fondamentalmente impossibile. E vi spiego perché. Ma prima, da dove nasce questa idea, questa suggestione, questa presunta possibilità? Nasce, secondo me, in questi giorni dalla dichiarazione di Phil Spencer fatta durante la tavola rotonda con Pete Hines, con Todd Howard e con Aaron Greenberg e altri dirigenti di Microsoft sezione Xbox e di Bethesda Softworks per festeggiare il completamento dell'acquisizione di ZeniMax Media e quindi di Bethesda Softworks da parte di Microsoft, con quindi l'ingresso di tutti i team di Bethesda Softworks negli Xbox Game Studios. A quale dichiarazione in particolare mi riferisco? Al fatto che dopo aver spiegato Phil Spencer che non poteva dire in quell'occasione che tutti i giochi Bethesda sarebbero stati esclusiva Xbox, perché non sarà così, perché ci sono alcuni giochi già usciti su altre piattaforme che Microsoft continuerà a supportare, ci sono giochi per cui ci sono accordi addirittura di esclusiva con altre piattaforme, vedi Ghostwire Tokyo di Dango Gameworks e soprattutto Deathloop di Arkane Studios, che sono team di Bethesda e quindi oggi team di Microsoft, ma sono giochi che usciranno in esclusiva temporale addirittura per PS5. E chiaramente Microsoft manterrà questi accordi di esclusiva già stretti anni prima da Bethesda e supporterà questi giochi tranquillamente nella loro pubblicazione, prima in esclusiva temporale e poi multipiattaforma quando diventeranno multipiattaforma. Non solo, Phil Spencer dice che anche in futuro ci sarà la possibilità di vedere altri accordi con esclusive particolari per altre piattaforme o giochi multipiattaforme, laddove dovesse essere considerata importante la tradizione che alcune IP hanno con alcune piattaforme. E poi arriva la dichiarazione che ha fatto nascere un po' di perplessità, e cioè quando Phil Spencer dice: però attenzione, il nostro intento con l'acquisto di Bethesda, avendo speso 7,5 miliardi, giustamente, è anche quello di offrire grandi esclusive per gli utenti Xbox e ovviamente gli abbonati al Game Pass, perché ci saranno grandi giochi Bethesda in esclusiva sulle piattaforme dove gira, dove funziona, dove è possibile accedere all'Xbox Game Pass. Ora, su questa frase molti hanno costruito un po' di suggestioni, tra cui quella di cui stiamo andando a parlare oggi, e cioè la possibilità che il Game Pass arrivi su PS5, no? Credo che tutti si rendano conto che sia un'idea quasi fantascientifica, no? Fantasy più che altro, da fantamercato videoludico, ma al di là di questo sento dire in giro, quando si commenta questa ipotesi assolutamente più che remota, molti dicono per Sony sarebbe una gran cosa, perché aumenterebbe ancora il valore di PS5 avere il Game Pass di Microsoft dentro PS5, perché così io compro PS5 a botta sicura, perché ho tutte le esclusive Sony man mano che escono su PS5, tutti i giochi multipiattaforma e anche tutte le esclusive Microsoft e Bethesda, perché ho il Game Pass e quindi le posso avere su queste esclusive su PS5. E questo, a detta di molti, sarebbe un vantaggio per Sony, un vantaggio per PS5. Cioè PS5 diventerebbe la piattaforma, la console più desiderata, perché puoi avere tutto. Ci sta,
come ragionamento, ma è pochissimo lungimirante, secondo me, e non è un ragionamento che tiene in considerazione quello che è, secondo me, il motivo più importante per cui questa cosa non succederà mai. E cioè che è vero che una PS5 col Game Pass potrebbe essere molto attraente per i prossimi 4-5 anni e quindi tutto sommato anche effettivamente un qualcosa di positivo nelle mani di Sony. È vero, però ragazzi, la console war sta per finire. La console war sta per lasciare il posto alla platform war, se vogliamo, che si combatterà su altri terreni di gioco che non è quello della vendita delle console fisiche nei negozi con le console da piazzare nei salotti eccetera, ma è la sfida tra le piattaforme di distribuzione dei giochi che si sposta verso il cloud, verso lo streaming, verso un futuro tutt'altro che remoto in cui Xbox Game Pass attraverso xCloud arriva sui televisori, sulle smart TV, con le app. Tu prendi il controller, lo colleghi al televisore e lanci l'app di Xbox Game Pass dal televisore e giochi ai giochi di Xbox Game Pass esattamente come guardi una serie TV su Netflix o su Prime Video o su Disney Plus o su Infinity o su Now TV eccetera. Ok? Si sposterà lì la lotta. Anche Sony prima o poi dovrà rendere conto a Microsoft del fatto che la lotta si sposterà su piani dove Microsoft accelera per arrivare, perché l'ha persa la console war. Microsoft l'ha persa, l'ha persa con gli errori fatti all'inizio della scorsa generazione, che non sono da imputare come colpe all'attuale dirigenza Xbox, assolutamente, lo sappiamo, da quando c'è Phil Spencer al comando sicuramente Xbox ha cambiato faccia, ha proposto cose molto più interessanti, è ancora in difficoltà in qualcosa che però sta inseguendo palesemente, ovvero la necessità di fornire contenuti first party di un certo livello per il suo pubblico, come fa Sony con i suoi PlayStation Studios, però prima o poi lo farà, e di questo magari poi parleremo in modo più approfondito in un prossimo video, perché ci sono tante altre cose interessanti da dire al riguardo. Ma piccolo spot: se ti piace Ualone, adorerai Ualone Live. Così si fa alle tre! Così si fa alle tre! Ualone, da lunedì al venerdì su Twitch. Dicevo, la guerra che adesso è tra le console si sposterà sullo streaming e su altro, e quindi Sony non può mettersi il nemico in casa, ragazzi, non può, non lo farà mai, non darà mai la possibilità a Xbox Game Pass di diffondersi ancora di più di quanto già fa, perché comunque è un servizio super figo ormai, super figo, con l'arrivo anche di Outriders in questi giorni veramente a sorpresa, nuovo gioco di Square Enix con una forte componente multiplayer e quindi intelligentemente distribuito attraverso il Game Pass per fare in modo che siano più persone possibili a giocarlo, ad affezionarsi, a rimanere magari ancorati al gioco, che è sempre una roba molto 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 positiva. Sony non permetterà questa cosa, per non fare pubblicità a Microsoft, al Game Pass, che sarà il suo nemico del futuro. Dopo la lotta tra PS5 e Xbox Serie X e Serie S, si passa alla lotta tra il Game Pass e quello che proporrà Sony in contrapposizione, il PlayStation Now o l'evoluzione del PlayStation Now, o se decideranno di chiamarlo in un altro modo, ma Sony dovrà contrapporre qualcosa al Game Pass dopo la lotta tra PS5 e Xbox. O comunque, se anche Sony volesse continuare con le console, di sicuro non si fa togliere giocatori dal Game Pass, perché pensate anche a quest'altra cosa, ragazzi: non ti metti in casa un abbonamento che ti toglie giocatori, cioè ti toglie vendite ai tuoi giochi.
è chiaro che i sondaggi non vanno mai fatti a livello di "i miei amici fanno così", è normale, no? Però è un campione che comunque ti dà un'idea di qualcosa. Io ho una serie di amici che all'inizio di questa generazione ha deciso di passare a Xbox proprio per il Game Pass. Sto parlando di un gruppo di 5, 6, 7 persone, 4 o 5 delle quali non ha comprato un singolo gioco. Da novembre a oggi non hanno comprato un singolo gioco e giocano a manetta tutte le sere, tutti i giorni col Game Pass. Non hanno comprato un singolo gioco. È un campione che può valere quello che vale, ma secondo me è palese che oggi l'utente Xbox compri molto meno a livello di giochi singoli e sfrutti tantissimo il Game Pass. E Sony non può mettersi in casa una roba del genere, che ti toglie comunque potenziali clienti anche sui tuoi giochi. Non c'entra che sono diversi, ma comunque un nuovo Ghost of Tsushima, per fare un esempio, ti convince e non ti convince. Se tu hai il Game Pass di Microsoft su quella stessa console, su PS5, ma magari non te lo compri. Sony non vuole questo. Sony vuole che il suo Returnal, in arrivo il prossimo 30 aprile, non abbia concorrenze di nessun tipo. È chiaro? Deve costare 80 euro e te lo devi comprare. Non devi avere il Game Pass e giochi a Outriders, che è incluso nel Game Pass, e magari ti passa l'idea di comprarti Returnal. O lo stesso Outriders su PlayStation, se ci vuoi giocare te lo devi comprare. Non ti metto il Game Pass su PS5 così che tu possa non comprarlo, perché poi i soldi del Game Pass vanno a Microsoft fondamentalmente e agli accordi che Microsoft stringe con le software house, eventualmente terze parti, che ci pubblicano sopra, tipo Square Enix con Outriders. Certo, Sony si prenderebbe una percentuale per ospitare il Game Pass su PlayStation 5, ma non può accontentarsi di quello. Sony vuole che tu compri normalmente i giochi su PS5. Se proprio devi avere un abbonamento sulla console che ti distoglie potenzialmente dall'acquistare giochi singoli, questo abbonamento deve essere di Sony, non può essere di Microsoft. Chiaro, non dovete guardare questa cosa come la console diventa più appetibile, ma la console è l'ultimo dei problemi. La console è l'ultimo dei problemi. La console, sì, Sony ci ha costruito una fortuna sulla vendita di elettrodomestici in generale, ok? Televisori, altri oggetti tech e console, PlayStation. Ma la console è l'ultimo dei problemi. La guerra è sulle piattaforme di distribuzione e Sony non si mette il nemico in casa. Non lo fa, non lo fa. Cioè, arriveremo alla console unica in un altro modo, non in questo modo qui. Ci arriveremo perché magari dalla nostra Smart TV del 2028 avremo la possibilità di lanciare Xbox Game Pass, di lanciare PlayStation Now, di lanciare Stadia, di lanciare Luna, di lanciare il servizio in streaming di Nintendo, Apple Arcade e altro, ma non perché il Game Pass va a finire su PS5. È il nemico in casa di Sony. Sony non se lo mette il nemico in casa. Chiaro? Prima di salutarvi, altro piccolo spot. Bene ragazzi, allora questa è la mia idea sull'impossibilità, ve lo dico, impossibilità di vedere il Game Pass di Microsoft su PlayStation 5, ok? In futuro poi vediamo, il futuro dei videogiochi è veramente imprevedibile, però in questa generazione secondo me scordiamoci l'idea di vedere il Game Pass su PlayStation 5. Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare le notifiche cliccando sulla campanellina in modo da non perdervi nessuno dei prossimi video. Vi ricordo che ci possiamo vedere in live tutti i giorni alle 13 per il Buongiorno Laggato, da lunedì al venerdì, e che
potete seguirmi su tutti gli altri social, che il venerdì qui su YouTube c'è un appuntamento con la rubrica Che ne dici Mr. Walò, in cui leggo le vostre lettere, un po' come facevo all'epoca delle riviste cartacee, e vi do appuntamento ad un prossimo video. Grazie e Caraibi. Fermi tutti, siete su Kaiba Station. Ebbene sì, anche qui su YouTube, in compagnia del vostro KJ Presidio. Vi ricordo di cliccare qui in giro per lo schermo per continuare la visione di contenuti su questo stesso canale. Noi ci vediamo in un prossimo video, oppure live, sempre e comunque su Kaiba Station, detta Kaiba Station. Caraibi dal vostro KJ Presidio.